Nel settembre del 2012 visitò i luoghi del Basso Cilento in cui sostò il trisnonno Giuseppe Garibaldi prima di raggiungere Napoli. Sabato prossimo Anita Garibaldi tornerà in quelle terre per ricevere la cittadinanza onoraria dal comune di Vibonati, il paese che ancora oggi custodisce gelosamente in un palazzo situato nel centro storico la camera da letto in cui l'eroe dei due mondi trascorse un'intera notte prima di riprendere il suo viaggio. In quella stanza ci sono tutti gli arredi e gli oggetti che Garibaldi trovò quando fu ospitato da Antonio Del Vecchio, uno degli uomini più liberali di quel tempo. Il 20 settembre alle 10:30 il Consiglio Comunale Vibonatese, in seduta straordinaria, sarà chiamato a deliberare a favore dell'assegnazione della cittadinanza onoraria alla pronipote del combattente che unificò l'Italia. Immediatamente dopo avrà inizio la cerimonia di assegnazione dello speciale riconoscimento ad Anita, che presiederà l'intera manifestazione. Alla cerimonia saranno presenti anche le scolaresche che per l'occasione verranno accompagnate in visita nel palazzo dove dormì Garibaldi. Il comune di Vibonati in questo modo vuole ridare slancio ad un episodio che ha caratterizzato la storia locale e soprattutto rinforzare il tenero rapporto iniziato 2 anni fa con la discendente dell'eroe dei due mondi. Un rapporto iniziato per volontà di Policicchio Ferruccio, un iscritto all'Associazione Nazionale Garibaldina residente da anni a Sapri, che da tempo si fa promotore di iniziative per il rilancio di due personaggi risorgimentali che hanno lasciato il loro segno nel basso salernitano, Carlo Pisacane e Giuseppe Garibaldi. È importante, dice, che i giovani sappiano che questa terra è stata attraversata da due grandi eroi. Manifestazioni come quella di sabato prossimo, aggiunge, possono aiutarci a raggiungere tale obiettivo.